ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video un po' particolare dove, come si può dire, mi esporrò ancora un po' di più del solito con voi, perché vi racconterò una cosa accaduta tempo fa che mi ha particolarmente segnato, ovvero quel giorno che mi hanno ritirato la patente. Parliamo di una cosa passata, di una cosa per fortuna ormai finita, quindi per questo ve la porto. Ho aspettato di avere l'ultima, diciamo, come si può dire, l'ultima lettera, l'ultima cosa che dicesse è tutto finito per raccontarvela. Quindi ora sono qua a raccontarvela per anche darvi qualche insegnamento, se posso, dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, che nel caso capiti anche voi qualcosa del genere, qualcosa di simile, insomma, vi possa aiutare questa mia esperienza. Allora, partiamo dal principio. Io ho preso la patente il 31 di ottobre del 2015, la diciamo proprio ad Halloween l'ho presa, lasciando perdere tutte le... Cioè veramente raga, io per prendere la patente ci ho messo una vita. Allora, intanto a me l'esame teorico, cioè, era una roba assurda, perché la pratica l'ho passata subito. La teoria invece per me è stato un disastro, perché ho dato l'esame la prima volta bocciata con 9 errori. La seconda volta bocciata con 5-4 errori, no, mi sa 4 errori, era diciamo uno in più alla soglia massima, quindi non vi dico il nervoso. E la terza volta, raga, non avevo la carta d'identità dietro. Cioè, io sono arrivata lì convinta di averla, perché di solito usavo sempre un tipo di borsa dove tenevo sempre lì la mia carta d'identità. Quel giorno non ce l'avevo, non me ne sono accorta troppo tardi. I miei genitori a casa non la trovavano perché era finita imboscata dietro a un mobile. Infatti io, tornata a casa, l'ero andata a rifare perché pensavo di averla persa. E da lì ho dovuto dar l'esame molto dopo, tipo a settembre, perché appunto cosa è successo? Che le scuole guide, insomma, sono chiuse, anche gli esami e tutto. Quindi ho aspettato un bel po' per avere la teoria. La pratica, appunto, come vi ho detto, l'ho passata abbastanza subito, perché ho dato l'esame tipo a metà settembre, quello di teoria, e ero andata in una scuola guida, poi, che poi era la stessa dove appunto ho dato la teoria, dove c'era però un insegnante molto manesco, cioè ogni volta che sbagliavo mi tirava le pacche sulla gamba. Una volta per sbaglio, cioè lui si era accorto che avevo messo la quarta per girare invece della seconda, tra un po' ci ribaltavamo con la macchina. Dopo da lì sono ho cambiato scuola guida e ho conosciuto un ragazzo strasimpatico, stragentile, che poi dopo poco appunto ho dato l'esame di pratica il 31 ottobre. Quindi, detto questo, e insomma, io sono sempre stata abbastanza brava a guidare, non mi reputo una persona timorosa, anzi tutt'altro, però purtroppo è successo questo, ovvero che, adesso sarà un altro video questo che magari vi farò più avanti, però io da gennaio del 2016 avevo ricominciato un po' a vivere, perché prima ero stata molto chiusa, molto in casa, senza amici, poi appunto vi spiegherò più avanti. Quindi da gennaio per me è stata come una rinascita, avevo iniziato ad andare a ballare, a uscire, tutto. Non guidavo mai, no, cioè bevevo, perché bevevo, però non guidavo mai la macchina. Poi una sera sono andata con una mia amica che doveva guidare lei, quindi io dietro neanche avevo la patente. Siamo andati a Marina di Ravenna al BB King, per chi magari è della zona e può sapere che posto è. Allora, in questo posto diciamo che non si paga l'entrata, quindi è molto probabile che la gente beva all'interno. Infatti i carabinieri sono sempre appostati fuori a fare i posti di blocco. Io non lo sapevo, però vabbè, poi ci arriviamo. È successo che io sono andata con questa mia amica, che appunto siamo andate lì a bere, ci divertivamo e tutto, e doveva guidare lei con la sua macchina. Usciamo un po' prima rispetto agli altri, perché lei aveva litigato col suo tipo, insomma era successo un po' di robe. Poi cosa è successo? Che lei aveva bevuto molto, aveva mangiato poco, insomma era stata male ed è stata tipo proprio collassata sulla macchina dal lato del come si dice, del passeggero, quindi il lato dove dovevo stare io. Io ero un po' in preda al panico, perché ho detto, bene, adesso cosa facciamo? Erano le 4, le 5 di mattina e ovviamente dovevamo tornare a Bologna a casa. E io non sapevo cosa fare perché, non lo so, ero proprio in preda un po' al panico, eravamo da sole, era notte, non sapevo cosa fare. Allora mi è venuta l'idea malsana di prendere la macchina e andare al primo bar, al primo posto che avesse da mangiare e da bere,
per poi darglielo. Così ho detto, magari mangia un po', beve qualcosa, si riprende un attimo e poi andiamo a casa tranquille e serene. Bene, così non è stato ovviamente, perché cosa è successo? Io ho preso la macchina sua, che tra l'altro dovevo anche capire come guidare, perché raga, io avevo bevuto, sì, però cioè neanche livelli estremi, però comunque avevo bevuto perché tanto non dovevo guidare, quindi dovevo un attimo far mente locale, capire come usare quella macchina, trovare un posto lì vicino. Cioè io avevo messo l'indirizzo di casa perché così comunque andavamo verso casa, però cercavo dei bar. Purtroppo, dopo veramente pochissimo, dopo qualche metro che io vado con la macchina, mi fermano i carabinieri. Che tra l'altro, faccio una parentesi, raga, io non avevo neanche capito che mi stavano fermando. Cioè io ho intravisto che è uscito il tizio con la paletta, ma prima era buio pesso, non si vedeva niente. Secondo, io ero talmente presa dal panico, dall'ansia di questa cosa, che neanche l'ho notato che volevano fermare me. Infatti dopo io continuo ad andare avanti, dopo poi vedo la polizia dietro con le luci che mi insegue. Ho detto, oddio, qua è successo qualcosa. Infatti mi sono subito accostata, mi hanno fermato e mi hanno detto: signorina, patente libretto. E io il libretto non mi ricordo neanche se gliel'ho dato. Vi ricordo che la mia amica intanto era collassata di fianco, che non diceva niente, che era proprio, cioè, addormentata, morta, non lo so neanch'io. E io faccio con il tizio, con il carabiniere, poliziotto, quello che era, io faccio: ascolti, io non, la patente non ce l'ho dietro, cioè ce l'ho ma non ce l'ho dietro, perché in teoria non dovevo guidare. Il libretto non lo so, sarà qui da qualche parte. Detto questo, mi fanno scendere dalla macchina. Comunque ero anche vestita un po' da discoteca, si vedeva che ero un po' sfatta, che avevo un po' bevuto, e ovviamente mi fanno l'alcol test. L'alcol test risulta positivo, cioè nel senso risulta che ho bevuto, e quindi io, raga, non vi dico l'ansia che avevo in quel momento. Mi sono messa a piangere, gli ho spiegato la situazione anche a loro, gli ho detto: guardate, io non dovevo guidare, volevo solo trovare un posto dove andare con la mia amica, volevo solo farla riprendere e andare a casa. Però ovviamente loro, cioè, hanno fatto il loro lavoro, quindi che ci vuoi fare? Quindi alla fine, dopo tutto il mio racconto, loro mi hanno fatto il verbale, la multa, quello che è, e mi hanno ritirato la patente. Quindi cosa succede? Che visto che io non potevo guidare, la mia amica non era in grado di guidare, abbiamo dovuto chiamare pure un carro attrezzi. Abbiamo preso il carro attrezzi che ci hanno portato nel posto più vicino, e io, raga, lì sono andata veramente in ansia, perché ho detto: mo qua come torniamo a casa? Intanto la mia amica era ancora in coma, non rispondeva. A una certa si sveglia e capisce che c'è qualcosa che non va, io glielo spiego e lei tipo non mi risponde perché non era capace di intendere in quel momento. Lei chiama poi sua mamma, la chiama oppure la chiamo io, adesso raga sinceramente non mi ricordo perché in quel momento c'era uno stress generale che non vi dico. Arriva poi suo padre e a prenderci, che poi ci porta a casa, e anche sua madre, perché ha preso la macchina, cioè praticamente sono venuti il padre e la madre, e la madre ha preso la macchina in cui eravamo noi e il padre nella sua macchina per portarci a casa. Io intanto avviso a casa, avviso i miei genitori, cioè avviso mia mamma, che lei era già sveglia, e le dico un po' il tutto. Lei all'inizio dice: no, Emanuela, ma stai scherzando? Cos'è questa storia? Io le racconto tutto e io pensavo di avere un po' di comprensione. Purtroppo mia mamma si è arrabbiata molto, ma più che altro perché non si aspettava che io bevessi. Poi, raga, non è che io abbia bevuto chissà quanto, però capite anche voi che, insomma, da neopatentata non avevo neanche un anno di patente, cioè proprio loro hanno detto no, cioè è da ritiro e basta, devi essere a zero, non sei a zero. Poi niente, arriviamo a casa e ovviamente i miei genitori si arrabbiano, come è giusto che sia. E ovviamente io ho patente ritirata e da lì è iniziato un po' il tutto. Allora, dopo 3 mesi ho dovuto fare un esame apposta per l'alcol, per vedere i valori, se io continuassi a bere tutto. Se avevo anche solo l'1%, non mi ridavano la patente. Quindi io ovviamente tutta l'estate non sono quasi uscita perché i miei genitori erano proprio arrabbiati, quindi non volevano neanche uscirsi di casa, e ovviamente non bevevo, cosa che per me, allora, da una parte mi scocciava perché comunque io sono sempre stata una che il sabato sera beveva qualcosina in giro con gli amici, in discoteca e tutto. Non sono mai stata un'ubriacona, non sono mai stata una che beve tanto, cioè in questo momento addirittura non bevo quasi mai, anche quando esco. Non sono mai stata una bevitrice proprio assidua, non so come dire. Però io ero categorizzata, ero, come si può dire, etichettata come alcolista. Cioè ero, raga, non so, è strano da dire, ma ero vista come un'alcolista. Quindi io non potevo bere, non potevo fare niente. Poi so che mi hanno detto che ci sono delle tecniche, che se tipo tu bevi 2 settimane prima del test del latte o dell'acqua, non lo so, dopo non risulta. Però io ho detto: a me non mi interessa, io
voglio essere pulita, quindi non ho bevuto niente, infatti il test è andato bene e mi è andato bene perché dopo 3 mesi mi hanno ridato la patente e basta, cioè non ho fatto i 6 mesi o un anno quello che mi aspettavo, perché facendo determinate cose ho un po' diminuito la pena. Ovviamente io in questo periodo sono andata anche a un incontro, un congresso, una riunione, non so neanche come definirla, di 3 ore, dove raga era pieno di tossici, alcolisti, non lo so, la peggior feccia di Bologna probabilmente, dove parlavano che non si deve bere, non si deve guidare se si è bevuto, insomma tutte le solite manfrine, tipo quelle che ascoltavamo a scuola ma ancora di più, e io raga mi sentivo veramente, non lo so neanche come definirmi, cioè mi sentivo la feccia, cioè dicevo Dio, cioè sono vista come un alcolista. Ed erano tutti così, cioè, ho trovato solo una ragazza come me che ha avuto la mia stessa cosa e almeno ho detto almeno c'è un'altra ragazza come me, perché erano tutti maschi, anche donne, ma soprattutto uomini, appunto ridotti malissimo, cioè denti tutti neri, tutti rovinati, proprio tossici, classici tossici che si vedono in giro. E io ho detto non è possibile che io sia come questi, cioè non mi ci rappresento per niente. Fatto sta che ho fatto anche questa riunione, dopo un anno ho ridovuto fare questo esame dell'alcol per far vedere che appunto non sono recidiva, non sono ricaduta nell'alcolismo. Cioè, io rido raga, però vi giuro che all'epoca cioè per me è stata una roba, non lo so, cioè vista come un alcolista, perché una volta mi hanno fermato i carabinieri che avevo bevuto, che non dovevo neanche guidare io. Poi sì, lo so, è colpa mia, è stata colpa mia, potevo chiamare i miei genitori, potevo chiamare un taxi, potevo fare qualsiasi cosa, ma non ho ragionato. Cioè in quel momento, raga, io ho proprio agito d'impulso. Avevo comunque 19 anni, non è che adesso ne abbia così tanti in più, però comunque ero una 19enne che aveva un po' bevuto, aveva fatto una serata con gli amici e tutto è andato storto per una semplice decisione di aiutare una mia amica, di portarla in un cavolo di bar che neanche abbiamo trovato per farla riprendere. Ovviamente non vi ho detto, ma ho dovuto prendere un avvocato, perché quando succedono queste cose l'avvocato bisogna averlo. Infatti con l'avvocato siamo riusciti ad ottenere che appunto la mia fedina rimanesse pulita, perché sennò io avevo come reato di essere un alcolista nella fedina penale. Adesso non me ne intendo di parole proprio tecniche, però avete capito dai, più o meno. In più ho dovuto fare dei lavori socialmente utili e ho dovuto fare questi lavori. Io come lavori ho fatto l'anno scorso, tra l'altro nel 2020, quindi capite anche voi che quanto è durata questa storia, cioè è successo nel 2016 e l'anno scorso ho fatto i lavori. Li ho fatti l'anno scorso perché non riuscivo mai a trovare qualcuno dove andare, cioè non riuscivo a trovare qualcuno che mi prendesse per fare dei lavori, cosa assurda ma è la verità. E mi è andata anche bene, perché come lavoro socialmente utile ho fatto semplicemente quella che ti consegna i referti degli esami del sangue, cioè avete presente quando andate a ritirare gli esami del sangue, date carta d'identità, codice fiscale, insomma quello che è, e c'è la tizia o il tizio che ti dà indietro gli esami. Io facevo quello e l'ho fatto in periodo di Covid, proprio a marzo, quando era tutto chiuso, quando tutti erano a casa. Io ero andata a fare questa cosa, quindi anche tutti impanicati, tutti con le mascherine, col gel, anch'io sempre mascherina, gel, tutta in ansia, che avevo paura di toccare la gente perché era ancora all'inizio, no? Quando ancora non sapevamo molto in merito. E lì ho fatto i miei lavori socialmente utili, che adesso non mi ricordo quante ore sono state, comunque ho fatto tipo un mese intero. E niente, così ho scontato la mia pena, se no rischiavo tipo una settimana di prigione. Adesso non mi ricordo, però sì, ho rischiato la prigione. Comunque, dopo aver passato l'anno, ho di nuovo rifatto la patente, ho di nuovo rifatto gli esami, quindi io, cioè, ho tipo cambiato 3 patenti nel giro di 2 anni. La cosa positiva è che la prima patente aveva una foto orrenda, quindi vediamo il lato positivo almeno che ho rifatto la foto per la patente. Però almeno, raga, mi è arrivato a maggio-giugno di quest'anno una lettera dicendo che ho estinto il reato, che non è più in essere, che sono a posto, che ho fatto tutto. Io ho rischiato di fare almeno un altro mese di nuovo senza patente e vi giuro che una volta che tu hai la patente e la macchina, non averla, cioè, è una roba bruttissima, soprattutto perché a me l'hanno ritirata a giugno, quindi vuol dire che ho fatto tutta l'estate senza macchina. Tra l'altro io abito in un paesino che d'estate fanno gli orari ancora più corti, quindi anche l'autobus non riuscivo a prenderlo, e per me è stata veramente una cosa brutta, perché io venivo da un periodo molto tosto dove ho sofferto tanto, dove ero molto in solitudine. A gennaio ho ripreso la mia vita in mano, ho iniziato a uscire, a fare nuove amicizie, e a giugno è successo questo, quindi per me è stata una bella batosta. E adesso sono sicura che tante cose non le avrò dette, perché non mi sono scritta nulla per questo video, non mi sono preparata nulla,
Però è stata tosta, raga. È stata tosta perché io sono sempre stata lì a dire: ah, se facevo quello, se avessi fatto quell'altro. Però, raga, ormai è passato, ormai è andata. E ovviamente io con questa mia ex amica non ci sto più parlando, ma non per questo motivo, ma perché sono successe altre cose dopo. È stata un po' un'esperienza, diciamo, che mi ha fatto imparare tante cose. La prima cosa che ho imparato sicuramente è che tutto passa. Cioè che sul momento una cosa è veramente gravissima, è una cosa brutta, ti piangi, soffri, ti isoli, stai veramente uno schifo, però poi passa. Magari uno dice anche: eh sì, grazie che passa, lo so. Però è vero, cioè tutte le cose che nel momento stesso che lo viviamo sembrano robe irrisolvibili, robe che non andranno mai bene, poi passano e ti lasciano sempre comunque un insegnamento. Quindi io vi dico la verità, intanto negli ultimi anni sono convinta che hanno fatto bene i carabinieri, i poliziotti, adesso mi sembra che fossero dei poliziotti, hanno fatto bene a ritirarmi la patente. Diciamo che i primi anni sono rimasta un po' arrabbiata perché ho detto: cavolo, potevano capire la mia situazione e chiudere un occhio. Però se ci penso forse è stato meglio così perché comunque non ero tanto in grado di guidare. Quindi è stato meglio così, che mi abbiano fermato loro e che non abbia fatto dei danni. Perché comunque potrei oggi non essere qui perché magari non vedevo qualcosa e facevo un incidente. Perché in quel momento non ero lucida, non ero lucida a livello proprio mentale perché ero agitata, perché ero stressata, ma anche perché avevo bevuto e bere, ovviamente, raga, non vi fa guidare bene. Quindi da un lato sono contenta che mi sia successo questo perché è mille volte meglio che mi abbiano ritirato la patente, però poi l'ho ripresa e poi è andato tutto bene, piuttosto che fare un incidente e rischiare di morire o comunque di avere danni gravi. Quindi sicuramente è stato molto meglio così, col senno di poi. Avrei potuto fare tante cose, avrei potuto chiamare, come ho detto prima, i miei genitori, potevo fare qualsiasi cosa, ma in quel momento non avevo la testa. Quindi un altro consiglio che vi do è quello di, in certe situazioni dove sembrano delle cavolate, ma invece sono cose importanti, di ragionare prima di fare qualcosa, di non essere troppo presi dall'istinto, perché a volte il nostro istinto sbaglia, perché a volte pensiamo di fare una cosa che magari non è niente di che e invece può essere molto grave. E quindi a volte, cioè, quello che vi consiglio di fare in certe situazioni dove comunque, cioè, non sono cavolate, di ragionare un attimo. Se siete stressati, se siete agitati, di calmarvi un attimo, piuttosto chiamate qualcuno di amico, cosa che io ho anche fatto, raga. Ho anche chiamato quando dovevano chiamare i carattrezzi qualche nostro amico e ci hanno palesemente lasciato lì, non se ne sono per niente fregati che non eravamo in quella situazione, ma perché infatti non erano miei amici. Infatti dopo quella volta ci ho perso i contatti con quelle persone, ma non perché me la sia presa con loro, ma perché con quella situazione ho capito che non erano veri amici. Quindi niente, col senno di poi ho capito questa cosa, che non tutti sono nostri amici, non tutti sono lì per noi, e chi è lì per noi invece dobbiamo avere anche rispetto di queste persone, come appunto magari i miei genitori che sono rimasti veramente tanto male. Cioè, loro sono rimasti molto male, hanno detto: non è da te bere, non è da te fare queste cose. Ho detto: è vero, cioè, se so bere intanto lo faccio, però è vero, non è da me non avere testa, non reagire così. Poi vabbè, è successo, quindi amen. Seconda cosa che ho imparato è: ascoltate i vostri genitori. I vostri genitori o anche persone fidate, perché i miei genitori hanno sempre detto che questa mia amica era un po' un danno per me, mi faceva sempre fare cose brutte, cavolate, perché questa è una, ma raga, in passato sono successe tante altre cose. E io comunque dicevo: vabbè, ma io le voglio bene, è una mia amica. Da quando non ho più rapporti con questa persona, la mia vita è notevolmente migliorata. Non ho più casini di questo tipo, per fortuna, perché raga, una certa si cresce anche e non si può avere sempre queste cose. E la mia vita è veramente cambiata. Quando invece la vita di questa mia ex amica, purtroppo vedo che sta sempre andando peggio. Quindi ascoltate spesso i vostri genitori, perché anche se li odiate, magari in certi momenti, soprattutto quando si è adolescenti, a volte loro vedono più di noi, cioè sarà che sono più grandi, sarà che hanno già passato quello che stiamo passando noi in quel momento, però ascoltiamoli. Ovviamente altro insegnamento che lo dico, ma è ovvio: se dovete guidare non bevete assolutamente, e se qualche vostro amico si prende l'impegno di guidare, mettetevi lì tutta sera a non farlo bere o di fargli bere poco, quello che è consigliato dalla legge, perché a parte questo che può succedere, che vi assicuro che non è per niente facile,
È rischioso, è veramente rischioso. A volte noi ci sentiamo invincibili, pensiamo che possiamo tranquillamente bere senza problemi, pensiamo che tanto siamo più forti noi di tutto. Però io, raga, mi ricordo benissimo che quella sera vedevo mille luci sparse, cioè ho preso una rotonda, tipo io sono andata quasi addosso a sta rotonda. Ho comunque guidato pochissimo, però questa cosa me la ricordo. Quindi mi raccomando, fate attenzione perché se arriva magari a 18 anni che sia la macchina, che sia tutti gasati, che sia la macchina e tutto, però a volte facciamo queste cavolate. Quindi mi raccomando, ho sempre delegato qualcuno a guidare quando sapevo che dovevo bere e se andavo da qualche parte che poi dovevo guidare io non bevevo. Perché sulla macchina sono molto brava, cioè nel senso uso sempre la cintura, vabbè che io ho anche la macchina che suona di continuo se me la metti. Insomma, sono una che mette le frecce, precedenze, tutto, sono molto regolare, quindi questa cosa non è da me, questa cosa che è successa, però mi ha insegnato tanto almeno. Quindi niente, mi fa strano aver fatto questo video perché è da tanto tempo che lo voglio fare e aspetto da tanto tempo che mi arrivi questa, insomma, questa lettera che mi è poi arrivata, che ho finito tutto. E vi ho portato questo video perché sono sicura, anche se spero di no, che a qualcuno possa servire se succede qualcosa del genere e non muore nessuno, non succede niente se vi ritira la patente, se succede qualcosa, non succede niente. L'importante è che si sta bene, che non succedano cose più gravi come fare incidenti particolari e tutto, che magari si rischia pure la morte. So che è un video un po' peso sotto certi punti di vista. Però io vi dico, io per tanto tempo non l'ho raccontata questa cosa, non l'ho detta praticamente a nessuno, c'è chi lo sapeva perché io abito in un paesino piccolo che le cose si scoprono, però all'inizio mi vergognavo tanto, mi vergognavo veramente tanto di questa cosa perché sapevo che chi l'ascoltava poi mi avrebbe giudicata male. Poi tanti, cioè praticamente tutti quelli a cui l'ho raccontata mi hanno detto guarda che non è colpa tua, è colpa di questa tua amica che aveva la responsabilità di guidare e ha fatto così. Che è vero, è vero. Io per tanto tempo ce l'ho avuta con questa mia amica perché appunto dicevo cavolo, se lei faceva le cose a modo non sarebbe successo nulla. Però comunque è giusto che io mi prenda le mie responsabilità perché come dicevo prima potevo decidere di fare tante altre cose piuttosto che mettermi alla guida di una macchina che non è mia, che non conosco e che ho bevuto e non so neanche dove sono perché infatti dovevo usare Google Maps, dovevo guardare di... cioè, raga, veramente. Nel bene, nel male, secondo me è andata anche mille volte meglio, ve lo dico proprio sinceramente, perché col senno di poi poteva succedere qualsiasi cosa. Quindi io non voglio dire che sono la vittima di questa storia, cioè sì, in parte sì, però comunque potevo anche io ragionare un po' di più. Potevo dire, Emanuela, fai questa cosa piuttosto che quest'altra, stai qui, aspetta che si riprenda. Invece no, io volevo andare a casa, ero stanca, ho detto aiuto lei che sta male, vado in un bar. No, ho sbagliato ad agire così, quindi è giusto che io mi prenda le mie responsabilità. Poi ha sbagliato anche lei, ma infatti io con questa persona non c'ho più a che fare e come vi ho detto prima, la mia vita è molto migliorata da quando non ho più questa persona nella mia vita. Spero di aver raccontato un po' tutto, spero di, non so, nel complesso di avervi comunque dato un messaggio in qualche modo, qualunque esso sia per voi, quello che anche magari state cercando che l'abbiate che l'avete preso, l'avete colto, ecco, l'avete colto con questo video. Fatemi sapere se volete sapere qualcosa in particolare, se avete qualche dubbio, qualche domanda, io vi rispondo sicuramente nei commenti senza problemi. Aspetto come sempre appunto un commento, un mi piace e un'iscrizione nel caso non foste ancora iscritti. Ci vediamo sicuramente prestissimo con un altro video molto più gioioso di questo sicuramente. Quindi alla prossima e ciao a tutti!